Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo contenuto, ideato grazie a una collaborazione, quella nata fra Guida Galattica per Fisioterapisti e Nova Via Project, il primo di una serie di altri eventi che arriveranno poi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Come vedete, questa volta un formato diverso, non la solita intervista con un intervistatore e un intervistato, ma ben quattro ospiti oggi e mi metto anche io fra gli ospiti, oltre ad avere il ruolo di moderatore quest'oggi. Parleremo di lavoro all'estero e con noi ci sono altri tre colleghi. Abbiamo Davide Lanfranco. Ciao Davide. Davide è da un po' di anni in UK, prima è stato a Nottingham, adesso stabilmente a Londra e ci darà un po' di insights su quella che è la vita nella City. E poi abbiamo Sebastiano Nutarelli. Ciao Sebastiano. Ciao a tutti. Sebastiano si è laureato in Svizzera, dove continua a lavorare e a vivere, e in più poi ha fatto qualche esperienza negli Stati Uniti, passando dall'altra parte della barricata, andando come paziente, poi continuando come fisioterapista, facendo le esperienze come fisioterapista. E poi abbiamo Gabriele Di Biagio. Ciao Gabriele. Ciao, buonasera. Gabriele oggi ci parlerà della sua esperienza in Spagna, prima per un po' di anni e poi da 2 anni adesso è in Francia e quindi ci racconterà questo passaggio e la vita in questi 2 paesi. E volevo partire appunto da te, Gabriele. Prima domanda, che poi girerò anche a Davide e Sebastiano, sul lavoro all'estero e in particolare per Spagna e Francia ti volevo chiedere di parlarci di come può lavorare il fisioterapista, quindi settore pubblico, settore privato, nello sport e in particolare come funziona il sistema sanitario e quindi come in realtà può lavorare il fisioterapista, se esiste per esempio un privato convenzionato così come in Italia o se invece si va direttamente dal pubblico al privato. E poi nel caso specifico, se vuoi lavorare come lavoratore indipendente, vuoi aprire il tuo studio, se la cosa è facile, se l'hai fatto anche tu personalmente. Allora, guarda, cronologicamente comincio con la Spagna, che diciamo è la prima esperienza che ho avuto. Sono stato 5 anni alle Canarie, a Tenerife, per cui diciamo che anche lì è un microcosmo, un po' particolare, una comunità autonoma che è un po' separata da quella che sono le dinamiche di una città come potrebbe essere Madrid o Barcellona, però più o meno il sistema, diciamo, è lo stesso in tutto il paese. A livello di tipologia del lavoro tipico è molto simile all'Italia, per cui c'è il paziente che fa l'accesso diretto senza ricetta e senza passare dal medico direttamente nel centro di fisioterapia, per cui il 99% dei pazienti, parliamo di patologie tipiche, per cui lombalgie, è molto forte il sistema sportivo in Spagna, per cui abbiamo un sacco di problemi, caviglie, ginocchio, spalle, cose varie. È molto più complicato vedere quello che in Francia, che c'è un sistema del privato convenzionato, per cui il paziente viene sempre con la ricetta del medico che ti dice la parte da trattare e secondo la parte del corpo da trattare e la patologia, c'è una convenzione e tu vieni pagato per quell'atto medico. L'unica libertà, diciamo, che abbiamo dal punto di vista fisioterapico è il trattamento, sicuramente, per cui diciamo possiamo scegliere il trattamento come vogliamo. E la quantità di fisioterapia, di sessioni da applicare a questa patologia. Per cui diciamo ci muoviamo dentro una griglia, per esempio una ligamentoplastia, sono 40 sessioni. Però nel caso in cui noi vediamo che abbiamo bisogno di più sessioni, inviamo una lettera al medico e attraverso la lettera al medico possiamo prolungare questo trattamento. Per cui diciamo la differenza sostanziale, già che puoi vedere tra Spagna e Francia, è che in Spagna sistema italiano, accesso diretto, convenzionato praticamente nullo, qualità del lavoro del convenzionato è molto molto bassa, perché parliamo di una decina di pazienti l'ora, perché a livello del convenzionato, se non ricordo male, un paziente viene pagato sui 4-5 euro a sessione. Per cui per cercare di farlo diventare una cosa economicamente rentabile, fare dei grossi numeri.
mentre diciamo nel privato classico, come in Italia, paghi la tua sessione sui 30-40 euro, diciamo senza scendere nello specifico delle cifre, se il trattamento che si fa, il trattamento non si fa, però più o meno una media di 30-40 euro in tutta la Spagna. E da lì, come lavoratore autonomo, lasci una parte del tuo guadagno, la lasci al proprietario della clinica e a te resta una parte che normalmente è intorno al 70-75% e da lì si pagano le tasse, eccetera. Per cui, diciamo, situazione molto simile a quella italiana. Per il pubblico, lo stesso in Spagna, situazione molto simile a quella italiana, è molto difficile entrare, la maggior parte dei fisioterapisti cercano di entrare nel pubblico per avere una sicurezza, per avere uno stipendio fisso. Però appunto ci sono molte difficoltà, concorsi che escono fuori ogni 5-6 anni e non è facile. Mentre in Francia, esattamente al contrario, la maggior parte dei fisioterapisti vogliono essere autonomi, vogliono essere a partita IVA, diciamo così, liberale, perché i guadagni sono a volte anche più del doppio rispetto a quello di un fisioterapista salarié, un fisioterapista contrattato. Per cui appunto ci sono molte offerte. Dal punto di vista cliniche private, dal punto di vista ospedali privati, ospedali per far venire fisioterapisti, però sostanzialmente in realtà, a parte situazioni particolari, gente che viene dall'estero, gente che è appena arrivata nel paese o gente in particolare che ha delle esigenze sue, la maggior parte, appunto l'85-90% dei fisioterapisti scelgono la via del liberale, dell'autonomo, perché le possibilità di guadagno sono molto più alte. E come funziona? Esiste un sistema assicurativo, in Spagna e Francia? In Spagna, c'è il sistema assicurativo, però l'assicurazione privata, diciamo, la popolazione, ho visto i dati, era intorno al 25-30% che è un'assicurazione privata, mentre in Francia parliamo del 95% della popolazione che ha un'assicurazione privata. Per cui diciamo, fa conto, una sessione media di la lombalgia in Francia ti costa sui 16 euro. Il 75% del costo della sessione è pagato dallo Stato. In più, quel 25% di scalone che manca è pagato dall'assicurazione privata, dalla Mutuel. Per cui, diciamo, tutti i pazienti che vengono da noi normalmente non pagano niente la fisioterapia. Capito. Come dico io scherzando, in modo scherzoso, diciamo, in Francia c'è un open bar di fisioterapia. Tutti quanti vengono senza limiti. C'è solo bisogno di una ricetta medica e alla fine vengono sempre. E credo che invece il discorso assicurativo è un po' diverso per la Svizzera, no? Me lo confermi, credo, no, Sebastiano? Sì, anche se devo dire che il discorso dell'open bar che calza, adesso ne parliamo. Per quanto riguarda, brevemente, per quanto riguarda così, un inciso sulla parte statunitense, solo perché c'è un doppio sistema sanitario assicurativo, sia negli States che in Svizzera, di base è la stessa cosa, vuol dire che non c'è un sistema sanitario pubblico, questo non è completamente vero, negli Stati Uniti c'è una base pubblica, ci sono degli ospedali pubblici che sono in linea di massima, insomma, forniscono, de devono esserci, ecco, mettiamola un pochino così, forniscono dei servizi di base. Insomma, con dei limiti, e quindi vabbè, diciamo che però il sistema sanitario è assicurativo, però non sei obbligato per legge a essere assicurato, e questa è la grande differenza con la Svizzera. In Svizzera, se non ti assicuri, ti buttano fuori dal paese in 3 mesi. Legalmente non puoi non avere sottoscritto un'assicurazione, che qua è la cassa malati, che ha un impatto sul tuo stipendio. Dopo ne parleremo, nel senso che sei obbligato a sostenere questa spesa. Quando uno di noi si trasferisce all'estero, un po' lo scopo di questo incontro, anche quando l'abbiamo pensato con te Paolo, era cercare di dare una prospettiva ampia, perché ci sono proprio delle cose che, non essendo note, uno non mette in lista. E qui parliamo di migliaia di franchi all'anno, e un franco è 0,9 euro, per 90 centesimi di euro, più o meno. Erano 0,8, poi hanno sboccato il cambio, è diventato 0,9. Negli Stati Uniti Obama ha provato a dare l'assicurazione con riforma al congresso anni fa, ero lì proprio quando l'hanno bocciata al congresso. L'idea era di renderlo obbligatorio per tutti, come in Svizzera non ce l'ha fatta, probabilmente non ce la farà mai nessuno perché la cultura non è quella. Per cui i prezzi sono completamente fuori da ogni realtà. Una seduta di fisioterapia costa 250, 600, 700 dollari per 40-50 minuti. L'altro giorno, ho tanti amici ancora, ho visto un billing da 650 dollari per, mi sembra, 50 minuti, 40 minuti di fisioterapia, perché vanno a codici, tutto funziona a codici, secondo poi quello che in realtà
il mondo, noi non lo sappiamo, ma anche in Italia tutto funziona a codici, cioè sono le classificazioni internazionali, una meniscectomia ha un numero, è un codice, corrisponde a quello, quindi un intervento con crioterapia ha un codice e ha un prezzo, un intervento con massaggio, terapia manuale, e quindi il billing viene fatto con una tariffazione in base all'intervento che viene utilizzato, insomma. Quindi questo è quanto per quanto riguarda gli Stati Uniti sostanzialmente, poi ovviamente il discorso è molto più ampio, ma rimaniamo tra i confini europei per questioni di tempo e di praticità. In Svizzera invece il sistema prevede l'obbligo assicurativo, quindi devi essere assicurato, quindi qui si ritorna al discorso dell'open bar che faceva Gabriele, che non è così lontano dalla realtà svizzera. Intanto la Svizzera sono 26 cantoni autonomi ed è come gli Stati Uniti di più, nel senso che pur essendo un paese piccolo sono 26 sottorealtà, è veramente molto diverso un cantone dall'altro, al di là del fatto che sono tre lingue diverse, quindi passare da un cantone all'altro vuol dire parlare o italiano, francese o tedesco, con l'inglese si lavora, io essendo in un posto abbastanza turistico la metà dei pazienti tra aprile e settembre li faccio in inglese, a Lugano dove abbiamo il centro nostro tutti i manager molti sono in inglese, quindi non è un problema, però i pazienti vengono senza limite in teoria, nel senso che non c'è il pubblico e il privato, l'ospedale pubblico tendenzialmente hanno contratti migliori o quantomeno hanno una certezza di buoni contratti, quindi essere nel pubblico è una buona cosa, però lavori in ospedale, lavori in grosse cliniche, ti deve interessare quello, a me personalmente interessa meno, io lavoro nel pubblico ma come ricercatore clinico da poco tra l'altro, invece nel privato il paziente si reca da te con una prescrizione per 9 sedute a cicli. In Italia, se non erro, sono 12 o 10, non ricordo. Se qualcuno di voi lo sa. Qualcuno di voi sa il numero delle sedute? Ok. No, 10 almeno quando lavoravo in Italia. Brava, o 10 o 12. Comunque sono 9. Questo è un numero assolutamente iniziale. E poi si tiene rapporto con il medico e si va avanti, a seconda di quello che serve. Meno restrizioni che negli States. Negli States hai un certo cap, un certo tetto di sedute per patologia. Un crociato può portare via 24-36 sedute e il cap è annuale. Questa è la cosa che molti non sanno, nel senso che se un soggetto, bisogna essere responsabili, bisogna essere dei manager del paziente. Se io ho un crociato operato a gennaio, devo stare attento, perché questo crociato, intanto sappiamo che non recupera in 6 mesi, ce ne mettiamo magari anche 9, però al di là di ciò, a settembre-ottobre, se questa persona si fa male e io gli ho utilizzato tutte le sue sedute e lui poi non ha più nulla, deve pagare out of pocket, e le cifre sono quelle dette prima. Quindi è il paese con più homeless, con più persone che finiscono sotto i ponti per medical bills, perché non possono sostenere le spese dell'assicurazione. E quindi pagano loro e ti rovini. C'è gente plurilaureata sotto i ponti, è una situazione veramente, veramente complicata. In Svizzera no, dicevo, il rapporto è abbastanza armonico con i medici. Sono sia fondatore di una clinica, di un centro privato, sia lavoro come dipendente in un'altra, lavoro il centro cantonale di medicina dello sport, quindi lavoro e nella parte pubblica, un po' tutte le visioni, diciamo. Devo dire che, e come diceva Gabriele, nel senso, dipende molto da quale prescrizione arrivano. Se il paziente continua a tornare da te con la nuova prescrizione, in teoria tu hai una prescrizione per andare avanti, di nuovo sta a te, perché poi l'assicurazione te ne verrà a chiedere conto. Per contro potrebbe essere che il paziente non abbia una prescrizione per continuare, stia a te parlare col medico, come io faccio sempre, mandare un rapporto e dire a mio giudizio serve, e non ho mai avuto situazioni di rifiuto di fisioterapia. Però credo che sia fondamentale crearsi un rapporto con i medici, altrimenti ti esponi poi al medico anche solo di famiglia che dice secondo me basta, finisce qui, e magari sei a metà trattamento. Ecco. Questa è la parte. E ti volevo chiedere, quindi il paziente deve passare comunque prima dal medico prima di poter accedere all'assicurazione e vedere te? Esatto, esattamente. Il paziente deve avere la prescrizione, medico di famiglia è sufficiente o specialista. Il sistema è molto... automatizzato, vanno dal medico di famiglia, il quale, se è una lombalgia, adesso parliamo di cose pratiche, li manda in fisio e basta. Se invece ritiene necessario un approfondimento, li manda dallo specialista. Una situazione veramente classica è che tu inizi a vedere il paziente in attesa che lui veda lo specialista, e quindi magari lo vedi per le prime 3 settimane prima che veda lo specialista, perché i tempi possono non essere così rapidi, motivo per cui abbiamo creato un po' di linee, un po' di rapporti con i medici per cercare di accelerare quando abbiamo
quando in prima seduta vedi qualcosa che non torna, non vuoi aspettare tutte quelle settimane. Se no, vai privato. Se vai privato è out of pocket, come era negli Stati Uniti, paghi. E per dare una proporzione, questa sì si può dare, almeno per quanto riguarda il Ticino, però davvero varia in tutta la Svizzera. Una seduta da mezz'ora sotto i 60 franchi, anche un po' di più, è difficile. Una seduta da un'ora sotto i 100, 120 franchi è veramente difficile da trovare. Però poi sale vertiginosamente andando in Svizzera interna. Sì. E invece solo un'altra curiosità che avevo, per lavorare nel pubblico esistono concorsi così come in Italia? Sì, più che concorsi, no, ci sono gli annunci. È una cosa assolutamente. Vai sul sito di Physio Suisse, dell'Associazione Nazionale di Fisioterapia, o vai sul sito dell'ente. Parlo per il Ticino, ma funziona così esattamente anche negli altri cantoni. O vai su LinkedIn. È una cosa. Gli ospedali, ieri vedevo l'Università Spital in Zurigo, per esempio, aveva degli annunci, lo guardavo per un collega, un ricercatore che mi faceva vedere delle cose, effettivamente, e ti danno la percentuale. Ecco, questa è una cosa che io credo non esista fuori dalla Svizzera. I lavori vengono dati a percentuale, cioè, quindi sull'annuncio si trova ricercato fisioterapista 40%, 60%, vuol dire che lo cercano alta la percentuale del 100%, che è o è 40 o è 42 ore, dipende dai posti. Non si può per legge lavorare più del 100%. Come dipendente, non è possibile. Ovviamente poi tutto è possibile, nel senso che una bella cosa, c'è molta elasticità, non esiste l'orario di lavoro nel contratto, quindi è poi una gestione tra, anche del pubblico, quindi è una gestione tra te e la realtà dove lavori, per cui se un giorno hai bisogno di lavorare o è la necessità tua e del datore che tu lavori 10 ore, 12 ore, si fa, non c'è un massimo, un minimo, e quindi è molto, molto, potenzialmente molto elastico. Davide, ti va di iniziare a farci un po' un panorama, di quella che è la situazione inglese? Come hai detto tu, io lavoro in un ospedale privato, a Londra. Non ho esperienza diretta di quello che è il sistema sanitario nazionale inglese, il cosiddetto NHS, ma lavoro da quasi 4 anni e mezzo nel sistema sanitario privato, come outpatient physiotherapist, ovvero in regime ambulatoriale. Le differenze col sistema sanitario pubblico in termini di fisioterapia non sono enormi, la differenza sono i numeri, il numero di pazienti che vedi a giornata. Nel sistema sanitario privato c'è una cura del paziente che è decisamente maggiore rispetto al sistema sanitario nazionale, per ovvie ragioni, perché i pazienti sono spesso self-paying o comunque devono pagare assicurazioni molto costose. Quindi la terapia stessa, la fisioterapia che viene erogata, ha durate diverse. Nel sistema sanitario nazionale si hanno sedute di un quarto d'ora, 30 minuti, per quanto ne sappia, mentre nel sistema sanitario privato, dove lavoro io, ad esempio, abbiamo un'ora da dedicare al paziente, che diciamo, è un gran lusso. È un gran lusso sia dal punto di vista tuo come professionista, perché puoi fare un lavoro più completo e soprattutto a fine giornata. Hai visto 6-7 pazienti massimo e non sei distrutto. Lo stipendio del fisioterapista in Inghilterra dipende dalla banda in cui sei. Diciamo che il fisioterapista viene diviso in bande, non solo fisioterapista, ma qualsiasi healthcare professional. Le bande di solito per la fisioterapia vanno dal 5 al 9, e ad ogni banda corrisponde non solo un salario diverso, ma corrisponde anche una responsabilità diversa. Diciamo che dalla banda 6 in su puoi anche avere delle persone su di te, degli assistenti, perché qua ricordiamoci la figura del physiotherapy assistant, che non esiste in Italia, non so, negli altri, non so, in Francia o in Svizzera, negli Stati Uniti. Più sali, quindi più sono le responsabilità, non solo da un punto di vista clinico, ma da un punto di vista manageriale. Il vantaggio di lavorare in un ospedale privato rispetto a lavorare in una classica clinica privata è che, diciamo, è la varietà delle condizioni che vedi. Io ho lavorato anche all'inizio del primo anno in una clinica privata. Diciamo che in una clinica privata la maggior parte delle condizioni cliniche che vede ne sono riferibili al mal di schiena, al mal al collo, soprattutto whiplash injuries. Quindi colpi di frusta, mentre se lavori in un ospedale vedi tutti quei pazienti che afferiscono al reparto di fisioterapia dai vari dipartimenti dell'ospedale. Nel mio ospedale, ad esempio, fanno
qualsiasi tipo di chirurgia tranne quella cardiotoracica e quella pediatrica. Quindi vedi persone che hanno avuto chirurgia oncologica, persone che hanno avuto un trauma ortopedico, una chirurgia elettiva ortopedica, oppure una chirurgia addominale o qualsiasi altro tipo di terapia. Quindi diciamo che la varietà è molto maggiore, ti consente di banalmente di non annoiarti e di sviluppare un'esperienza maggiore. Il paziente può accedere alla fisioterapia in regime di self-referral, ovvero va direttamente dal fisioterapista, e per quanto mi riaggancio al discorso di Gabriele Sebastiano per l'open bar physiotherapy, nel senso che i pazienti che vediamo sono o self-paying, quindi pagano personalmente per la loro salute, ma la maggior parte vengono tramite assicurazione sanitaria privata. Ora, non so te Paolo che vivi fuori da Londra, ma a Londra la grandissima maggioranza dei professionisti, quindi non quelli che lavorano ai supermercati, nei bar, ma quelli che svolgono una professione, hanno un'assicurazione sanitaria privata che viene fornita dall'azienda. Uh-huh. Oppure, se non lavori come professionista, puoi pagartela tu stesso di tasca tua e non sono di solito proibitive. A seconda della polizza che hai, avrai un allowance, una possibilità di fare un certo tot di sedute, che varia tantissimo da assicurazione a assicurazione, a polizza a polizza. Si può passare dalle semplici 5 sedute, e allora lì, come diceva Sebastiano, devi essere molto bravo a essere il manager del fisioterapista, perché se arriva un crociato, se arriva una persona con dolore cronico o una persona che recupera da un trauma importante e hai 5 sedute, bisogna essere molto bravi a gestirle in maniera temporale adeguata. Non si parla di quei $600 a seduta come negli Stati Uniti, però comunque in centro a Londra, dove lavori nella zona di Harley Street, i prezzi variano tra le 100 e le 150-160 sterline a seduta, quindi di sicuro non è proprio a buon mercato. Però nella maggior parte dei casi i pazienti che arrivano con un'assicurazione sanitaria privata hanno un ottimo numero di sedute da poter usare, e alla fine del tuo ciclo di sedute che l'assicurazione concede al proprio cliente, il fisioterapista può, tramite un report, richiedere più sedute. In Inghilterra esiste la figura del first line practitioner, ovvero quel fisioterapista che svolge un ruolo di triage. Ne abbiamo uno nell'ospedale, un mio collega che lavora con me, quindi il paziente arriva lì, una sorta di piccolo pronto soccorso di medico di famiglia. Il paziente arriva e, senza essere passato dal medico di famiglia o senza essere passato dal consultant, e il fisioterapista fa uno screening per capire chi di competenza è necessario per vedere tale paziente, quindi può mandarlo per fisioterapia, può mandarlo a un consultant, può mandarlo al GP o anche può mandarlo per imaging, quindi può prescrivere risonanze, può prescrivere radiografie e via dicendo. Quindi c'è ha molte più possibilità, insomma, di trattamento. Altrimenti le persone possono semplicemente entrare, di solito, ecco, lì dipende dall'assicurazione. Molte assicurazioni per l'accesso alla fisioterapia vogliono una lettera del consultant, alcune del medico, altre ti dicono va bene, vai pure dal fisioterapista, altre ancora invece offrono loro stesse un servizio di triage telefonico, ovvero tu chiami la tua assicurazione e dici ho mal di schiena, ti risponde un fisioterapista, fa un assessment telefonico e dirige la persona dove necessario. Quindi, concludendo, lavorando in un ospedale privato hai molto tempo da dedicare al paziente, hai tempo per fare un lavoro di qualità, hai la possibilità di vedere persone da background diversi, con patologie diverse, e poi hai la possibilità di instaurare rapporti importanti con davvero diversi tipi di professionisti. Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dici. Io in realtà, vivendo da 5 anni adesso in UK, avendo girato anche un po' di città qui in Inghilterra, essendo stato andando in Galles, ho avuto poi una percezione diversa, perché poi Londra è un mondo a sé. E nel mio caso io ho sempre lavorato in cliniche private, poi da 2 anni lavoro full time nello sport.
Dal punto di vista delle cliniche private, in realtà la differenza che ho notato rispetto a quello che dicevi tu è che le sedute sono di solito da mezz'ora. Anche a volte prime sedute di mezz'ora che praticamente ti danno semplicemente il tempo di conoscere il paziente, di fare un assessment, e alcune assicurazioni addirittura parlano di una prima seduta come esclusivamente di assessment, quindi i trattamenti iniziano poi dalla seconda seduta. In realtà una cosa molto interessante che ho trovato e che non conoscevo all'inizio, soprattutto sul discorso assicurativo, è che quando trovi annunci di lavoro per lavorare nelle cliniche, di solito ti dicono qual è il caseload con cui di solito lavorano. Perché tu a seconda di quello capisci la clinica che sta cercando lavoro, che tipo di clinica è. In realtà quello che ti dicono è se ci sono tanti self-pay, come dicevi tu, quelli che pagano privatamente, se ci sono poi due tipi di assicurazioni diverse, quelle assicurazioni private, cioè ogni, come dicevi tu, ma parecchi professionisti decidono di avere la loro assicurazione privata, grossi gruppi assicurativi, oppure direttamente le aziende pagano per i loro dipendenti. Però esiste anche un'altra tipologia di assicurazioni che sono quelle medico-legali, che sono praticamente delle assicurazioni, direi, di tipo B, nel senso che coprono quelli che sono i sinistri stradali e coprono infortuni sul lavoro in alcune realtà. E quindi che cosa succede? Quando trovi un annuncio di lavoro, alcuni ti dicono qual è il caseload. Perché se il caseload di medico-legali è molto alto, quello che significa è che probabilmente la qualità del lavoro non sarà così alta, ma ci sarà molta quantità, perché queste assicurazioni fanno in modo che la clinica che le accetta, che quindi ha questa collaborazione con queste assicurazioni, riceva moltissimi pazienti, ma tutti questi pazienti vengono pagati molto poco. Per dare un'idea, fuori da Londra ci sono prezzi un po' diversi, però diciamo che per quella mezz'ora, io per quello che ho visto, per esempio in Galles, dove il costo della vita è un po' più basso, i prezzi sono più bassi, mezz'ora si è sui 35-40 pound, arrivando a Cambridge, per esempio, dove invece è un po' più alto, sei sui 50-60, è più o meno per una mezz'ora. E alcune assicurazioni coprono questo costo, quindi grosse assicurazioni, che sono quelle che di solito hanno i professionisti, non so, Bupa, AXA, Nuffield, coprono questo costo per la mezz'ora, mentre, per dare un'idea, queste assicurazioni medico-legali pagano intorno ai 19-18 pound per mezz'ora. Per cui chiaramente da chi apre una clinica con l'intenzione di avere molti pazienti medico-legali aspira ad avere una grossa quantità piuttosto che una qualità nel lavoro. E poi, giusto un piccolo inciso sullo spot, una delle cose che ho trovato in UK e che mi è piaciuta molto è che si può lavorare nello spot full time e questa poi è una regola del lavoro in Inghilterra, ogni posizione deve essere pubblica, in modo che chiunque possa applicare per quell'offerta di lavoro. E in più ci sono delle guidelines, per esempio io lavoro nel calcio, ogni squadra di calcio rispetto a quella che è la propria categoria, soprattutto nei settori giovanili, rispetto a quella che è la categoria, che può andare da 1 a 4, c'è un numero di fisioterapisti minimo che quella squadra deve avere, full time. Per cui ogni squadra dovrà trovare un numero di fisioterapisti, per dire nel nostro settore giovanile, che è una squadra di categoria 1, quindi la più alta, ce ne sono 24 di quello standard in UK, dobbiamo avere 4 fisioterapisti nel settore giovanile. Per cui la squadra, se ha bisogno, e nell'ultimo anno, per esempio, abbiamo dovuto fare recruitment per 2 fisioterapisti, esce un'offerta pubblica e i fisioterapisti applicano per questa offerta e insomma, rispetto a quelli che sono i requirements, vengono scelti e viene fatto un colloquio. E poi c'era solo un altro punto sul discorso del sistema sanitario, che è un sistema sanitario gratuito, ovviamente esistono anche gli ospedali privati, e per lavorare nel settore pubblico non c'è bisogno di concorsi, ma in realtà anche gli ospedali pubblici si gestiscono un po' come degli enti privati, e quindi se in un reparto c'è bisogno di un fisioterapista o di qualsiasi professionista sanitario, sarà il manager del reparto a far uscire un'offerta di lavoro, e quindi le persone applicheranno per quell'offerta di lavoro liberamente. E penso che, Davide, abbiamo concluso su questo l'aspetto, penso, esatto. Di UK. E
quindi abbiamo questa panoramica adesso, direi, di entrare un po' sul discorso del come e quindi di quella che è la documentazione necessaria per poter lavorare in paesi diversi. Molti paesi europei adesso seguono quella che è la tessera professionale europea, ma alcuni paesi, la Svizzera è uno di questi, hanno ancora un sistema diverso. E poi per non parlare di quando si esce fuori dall'Europa. Per cui chiederei a Sebastiano di iniziare intanto il discorso sulla Svizzera e se ci vuoi anche dire qualcosa sul sistema negli Stati Uniti. Sì. Allora, diciamo forse conviene partire dagli Stati Uniti per poi tornare in Europa dove poi voi proseguirete il discorso. Negli Stati Uniti è tutto molto complicato ed è diventato ancora più complicato negli ultimi anni. Il sistema educativo è diverso, banalmente, e quindi si è giunti a un punto in cui di fatto non c'è più una comparabilità delle cose, o quantomeno c'è un ente che è l'FCC, che fa una valutazione di queste situazioni. Quindi di fatto se tu vuoi andare a lavorare negli Stati Uniti, qualunque titolo tu abbia, di qualunque paese, fai una application e gli mandi tutto quello che tu hai fatto, e questo ente valuta, ti dà una risposta e ti dice: guarda, secondo il sistema di crediti nostro, che è un sistema di crediti che si posiziona sopra il sistema educativo, ovvero ci vogliono X crediti, non dico il numero perché è cambiato recentemente, era cambiato qualche anno fa, e comunque sia non darebbe nessuna idea di a che cosa corrisponda. Tu sei qui, ti viene detto dove sei, che cosa ti manca per arrivare a poter sostenere l'NPTE, cioè il National Physical Therapy Exam. Nessuno ti abilita, devi andarti a sedere al National Physical Therapy Exam. Ci sono una serie di dati. Qualche anno fa il dato era che il 93% degli stranieri che si sedeva all'NPTE non lo passava, per dare un tipo di proporzione, numero uno. Il motivo è che, essendo stato negli States poi in varie clinical rotation, è che se non hai lavorato lì non ci sono praticamente, secondo me, speranze di passare l'esame, ma non perché sia difficile, perché lavorano in un modo diverso. Dopo la riforma con l'APTA Vision 2020, e quindi quando sono passati da bachelor o undergraduate di 4 anni a, adesso il sistema prevede un undergraduate di 4 anni e un DPT, cioè un programma di doctor in physical therapy di 3 anni, quindi sono 7 anni minimo di formazione per potersi sedere all'esame nazionale. E quindi intanto il sistema, per esempio, italiano o un qualunque laurea europea è la metà, proprio banalmente. Tutti quelli che sono i master, penso ai master italiani, no, che sono master di primo livello, praticamente non hanno punteggio, non viene dato quasi nulla. Da tutti quelli che hanno fatto questo percorso, so di persone che avevano dei master di varia natura, master di terapia manuale, master in fisioterapia sportiva, non hanno praticamente preso punteggio perché non prevedono esami strutturati e quindi per loro non è verificabile, ecco. Dopodiché vengono dati dei crediti che sono di cultura generale, ovvero siccome tu hai studiato in un altro posto e non hai studiato storia americana, devi anche studiare civiltà americana, storia della cultura americana, ci sono alcune cose che devi fare, e poi tutto il percorso. Per gli stranieri di fatto si tratta di fare il cosiddetto TDPT, cioè il Transitional DPT, che è un percorso in Doctor of Physical Therapy transizionale, di transizione, che è stato creato per i vecchi sanitari, coloro che si erano laureati prima del cambiamento, diciamo, e chi lo vuole fare dall'estero lo può fare da overseas, quindi se no si trasferisce lì e lo fa. Ovviamente è oneroso e insomma è un processo molto lungo, dovremmo fare una volta registrazione solo su questo, forse non conviene. Per la Svizzera, che è un paese extra Unione Europea ma dentro l'area di Schengen, non c'è la tessera europea, si passa dalla Croce Rossa Svizzera, che è a Vabern, in Svizzera interna, quindi tutto sul sito è molto chiaro, quindi invito chiunque avesse dei dubbi ad andare sul sito della Croce Rossa Svizzera, riconoscimento, quello che è scritto è quello che è. Quindi il primo passaggio è un pre-check, viene chiamato, si invia tutto digitale. Quando a suo tempo, 3-4 anni fa, quando si faceva, non era così, si mandava l'incartamento, le fotocopie, adesso è digitale. Non costa nulla e ti viene detto se sono loro l'organo competente a giudicare. Quindi se tu mandi un titolo per, non so, logopedista, adesso invento, magari non sono loro. Lo sono per tutte le posizioni sanitarie, in realtà le professioni sanitarie. Dopodiché ti viene risposto, ok, mandaci tutto per la valutazione, insomma, ecco, preliminare. Viene fatta la valutazione preliminare, la procedura è aperta per 2 anni,
e per 2 anni tu hai il tempo per completare le tue eventuali carenze o semplicemente per mandargli tutte le copie autenticate. Bisogna mandare un bel po' di roba. Seguendo quello che c'è sul sito non si può sbagliare, quindi è tutto scritto sul sito. Bisogna essere attenti, bisogna chiamare, c'è sempre una persona che parla italiano, deve esserci, perché il cantone ha 3 lingue ufficiali, ovviamente la lingua più sfortunata è perché un cantone solo parla italiano, di conseguenza farete fatica, se qualcuno è interessato, ma dovete pretenderlo, perché ci deve essere una persona che parla italiano, che vi dà tutte le informazioni. Io posso dire che 4-6 mesi al massimo, forse anche più, 3-4-6 mesi è il periodo per avere il riconoscimento definitivo. Qualche anno fa nel frattempo si lavorava, tu potevi avere la preliminare in mano che ti diceva sì, per noi sei eligible, diciamo, per noi sei potenzialmente un fisioterapista da valutare, inizia a lavorare che poi ti diamo la tua valutazione, e potevi anche colmare le carenze. Adesso credo sia cambiato, da quanto mi dicevano altri colleghi, e forse non puoi più lavorare nel frattempo, questo è un po' particolare. Questo per la transizione in termini di documentazione. Volevo solo aggiungere una cosa, perché io sono più breve sulla parte della transizione e del riconoscimento, voi avete più cose da dire. Ascoltando voi prima, avete toccato dei temi che secondo me sono importanti, è importante specificare. Per gli Stati Uniti è vero che abbiamo quelle cifre di assicurazione di seduta fisioterapica, ma è anche vero che ci sono le sedute out of pocket, nel senso che io sono stato paziente degli States, non paghi quelle cifre, dichiari che non hai un'assicurazione, ti viene detto, ah ok, allora per te che sei un self-payer costa X. Però questo X è un lancio della monetina e non si sa mai dove atterra la monetina. Può essere $50, $100, $400, dipende dal centro ed è di fatto una trattativa privata. Le sedute durano 40 minuti circa, io devo dire che in linea di massima one-to-one, cioè col fisio, siamo sui 40. In Svizzera invece una seduta non ha durata temporale per legge, non c'è. C'è quanto è pagata, e questo è un po' un problema, perché si tende ad andare verso i pericolosissimi 20 minuti a seduta, che è una cosa che accennava qualcuno di voi prima, che noi non facciamo né nella nostra clinica né dove lavoro, meno di mezz'ora non si fa, in genere mezz'ora a seduta. Ovviamente state come fisioterapista non fare l'impiegato, secondo me, nel senso che molti fisioterapisti lo fanno, vedono il paziente mezz'ora e è fine. Il lavoro è svolto, ma non è serio, secondo me, quindi io tendo a far arrivare i pazienti prima, sanno cosa devono iniziare a fare, li vedo per mezz'ora e quando abbiamo finito hanno una serie di cose da continuare a fare, così almeno la loro seduta si estende, è fatturata sempre mezz'ora, perché tanto non è temporale ma è a seduta. Le assicurazioni, dicevo prima, la cassa malati hanno una franchigia, questo è importante da sapere, perché vuol dire che tu ogni anno sai che la tua assicurazione tra 300 e 2500 franchi, e questa è la franchigia minima massima, lo paghi tu. Quindi a livello di salute, qualunque cosa ti accada, fino a 2500 franchi, se paghi l'assicurazione, diciamo così, meno cara che c'è, meno dispendiosa che c'è, tu fino a 2500 franchi li devi pagare tu. Questo per la fisioterapia, la chirurgia, qualunque cosa. Considerate che un'ambulanza che viene a casa sono 800-900 franchi. Cioè, questo è un sistema sanitario come quello americano in cui paghi tutto. E quindi bisogna fare attenzione quando si sottoscrive l'assicurazione. Parlo di noi che ci trasferiamo all'estero, adesso non parlo dei pazienti. Attenzione a che assicurazione sottoscrivete, cosa manca, cosa può succedere, e non solo a quel fatto che siamo sani e giovani e tutto funzionerà. Perché poi, insomma, banalmente ci rompiamo un piede, l'assicurazione cambia il conto. E ci sono poi le assicurazioni complementari, che vuol dire che tu puoi aggiungere on top, puoi andare a pagare delle cose in più. E questo ancora un dettaglio, e poi vi lascio la parola. Il sistema sportivo è molto sviluppato. Questo mi leggo a quello che hai detto tu, Paolo. Veramente molto. C'è un supporto straordinario. Quindi vuol dire che soprattutto per i giovani qui costruiscono interi centri federali con dentro dei licei, la gente vive lì dove sono io per esempio, e quindi li fanno crescere come talenti dello sport. E quindi ovviamente c'è molto lavoro legato alle federazioni. Io sono fisioterapista nazionale di nuoto, ma vedo diversi altri sportivi. Ci sono tantissimi fisio che lavorano per le varie nazionali, le varie squadre, i vari team, le varie selezioni. E questo era, secondo me, importante dirlo. Sì. Passiamo invece agli altri paesi europei. Chiederei a Davide prima e poi a Gabriele di raccontarci un po' quella che è stata la loro esperienza, anche perché un po' di anni fa il sistema è cambiato, e poi io faccio una piccola panoramica sul discorso della tessera europea. Davide? Sì, io ho fatto la registrazione con l'HCPC, l'HCPC, che è, diciamo, il council inglese che regola non solo la professione di fisioterapista, ma anche quello delle altre cosiddette professioni sanitarie.
Come diceva Sebastiano per la Croce Rossa Svizzera, se tu vuoi registrarti in Inghilterra è sufficiente andare sul sito dell'HCPC e seguire il sito con registrazione. Quando lo feci io, quasi 5 anni fa in verità, richiedevano appunto una lista di tutti gli esami universitari svolti, dei crediti, e poi chiedevano anche di mandare dei casi clinici per vedere appunto com'era il tuo ragionamento clinico. Casi clinici, quindi tutto ovviamente fatto seguendo la letteratura. A seconda del tuo bagaglio universitario, a seconda dei casi clinici e di altri documenti che mandavi, poi prendono la decisione di fare una registrazione completa oppure di fare una registrazione, diciamo, parziale in cui, va bene, ti riconoscono come fisioterapista abile a lavorare in Inghilterra, però deve essere secondaria a un periodo di tirocinio presso alcune cliniche, adesso non so esattamente come funziona questo, magari Paolo lo puoi aggiungere tu, in cui però, diciamo, colmi le lacune di cui ti trovano, diciamo, colpevole. Sì, ricordo perché all'epoca, non essendo online, era un'applicazione di circa 50 pagine. È un'applicazione tosta, che poi impiega circa 60 giorni lavorativi per tornare indietro con una risposta, ma è un'applicazione non semplicissima da preparare. Spesso più di 60 giorni. Gabriele, invece ci vuoi raccontare la tua esperienza in Spagna e in Francia? Guarda, come ti raccontavo precedentemente, in Spagna ho fatto l'omologazione circa 7 anni fa, nel 2013, per cui sicuramente le cose sostanzialmente sono un po' cambiate. Però il discorso è molto simile a quello che raccontate voi. Bisogna certificato di laurea, certificato del ministero, tutta la lista degli esami che sono stati fatti, i tirocini che sono stati fatti, questo è molto importante perché sono molto interessate alla tipologia di tirocinio e alle ore di tirocinio. E anche perché va sottolineato il fatto di una, nonostante stiamo più o meno nello stesso sistema europeo, nella comunità europea, c'è una grande diversità tra l'università italiana, che la laurea dura solo tre anni, la spagnola, che sono 4 anni, e la francese, che sono 4+1, perché il primo anno è in comune tra tutte le professioni sanitarie e alla fine del primo anno comincia l'università vera e propria. Per cui, diciamo, i francesi, che sono quelli che mettono un pochino di più i bastoni tra le ruote agli italiani che vanno a lavorare in Francia, è proprio per questo motivo, perché c'è una formazione alla base che non entro nello specifico se è migliore o peggiore, però più lunga. Per cui, diciamo, questo qui sono particolarmente interessati a questo. E per cui, diciamo, il percorso al tempo, che all'epoca in cui l'ho fatto, passava per il Ministero della Salute, il Ministero de Santé, il Ministero dell'Istruzione, e poi, una grossa differenza rispetto all'Italia, per entrambi i paesi bisogna passare per l'Ordine dei Fisioterapisti. Per cui, nel caso di Tenerife, c'era il Collegio de Canarias, e in Francia c'è l'Ordre de Kiné, che sono degli organismi che comunque sono abbastanza potenti anche a livello nazionale, a livello delle comunicazioni con il Ministero stesso. In questo momento ce ne rendiamo conto, soprattutto per il momento Covid, stanno facendo un grosso lavoro per l'approvvigionamento delle mascherine, diciamo, tutta la protezione necessaria per i fisioterapisti. L'Ordine dei Fisioterapisti, che si occupa di parlare con il Ministero e parlare con, diciamo, chi di dovere, per passarci poi in seconda linea, a noi che siamo sul campo, passarci le mascherine e le protezioni varie. Per cui, diciamo, questo era quello che succedeva fino a 3 anni fa in Francia. Adesso immagino che, come tu mi dirai, ci saranno un pochino dei cambiamenti. Sì, in realtà adesso volevo concludere io con questa parte sulla tessera europea. In realtà i cambiamenti poi nella sostanza sono stati pochi. Più che altro è cambiata la forma, e infatti ne volevo parlare facendo vedere quello che è il sito della tessera professionale europea. Come potete vedere è il sito dell'Europa, europa.eu,
è molto facile. La cosa che consiglio è semplicemente di googolare tessera professionale europea, andare sul sito, è comodo perché è in tutte le lingue europee, quindi c'è anche in italiano. E qui è spiegato tutto molto nei dettagli, che cosa bisogna fare e come far partire questo, come far partire e come richiedere la tessera IPC. E quindi, come vedete, bisogna creare un account, una volta che si è poi dentro si possono scaricare tutti i dati e saranno richiesti tutta la documentazione che poi deve essere anche tradotta nella lingua ovviamente del paese in cui vi volete trasferire. Tra i documenti, voi giustamente parlavate dei certificati di laurea e sicuramente quelli sono alcuni. Io, tra l'altro, un po' di tempo fa avevo fatto proprio un articolo che trovate sul nostro blog su quelli che sono i documenti necessari. E in realtà questa è più o meno una checklist che avevo fatto, dove appunto, come dicevano gli altri ragazzi, il certificato di laurea storico con esami, i certificati di lavoro è una cosa molto importante, perché in realtà quello che dico sempre a tutti quelli che mi chiedono, perché ovviamente anche io negli anni ho avuto tante richieste di aiuto, insomma avendo un po' di esperienza, perché io sono registrato in Spagna, Francia e in Inghilterra, quindi ne ho fatte un po' di domande. Una delle cose che dobbiamo sempre pensare è metterci anche nei panni di chi ci sta giudicando, nel senso che loro non ci conoscono e vogliono vedere quali sono i nostri standard lavorativi e quali sono le nostre conoscenze. Per cui una delle cose fondamentali che dico sempre è quella di inviare quanti più documenti possibili per provare che abbiamo studiato, ci siamo formati e che abbiamo lavorato in diversi settori. I certificati di lavoro secondo me sono importanti anche perché possono dare e possono colmare alcune delle lacune che per esempio abbiamo dal punto di vista dei certificati per esempio di laurea o dei tirocini. E faccio un esempio personale: io prima di trasferirmi in Francia mi avevano, e poi anche in Inghilterra lo stesso, mi avevano detto che non avendo avuto tirocinio in strutture pediatriche all'università sarebbe potuto essere un problema e quindi potevo incorrere in quello che era il tirocinio, per esempio, che a volte ti possono obbligare a fare. E per cui avevo cercato lavoro in una struttura pediatrica e avevo fatto dei mesi di lavoro prima di trasferirmi in una struttura pediatrica per avere il certificato di lavoro in pediatria. Infatti non ho avuto nessun periodo di adattamento. Altro modulo importante è questo qui, che è il modello G2. Per trovare il modello G2 c'è il sito del Ministero, quindi salute.gov.it, dove trovate tutte le informazioni su come richiedere il modello G2. Ed è interessante, molto semplice, si scarica appunto il modello G2, oppure si può completare il modulo online e scaricare poi il documento già con tutti i vostri dati. E la richiesta va inviata tramite posta tradizionale, oppure se siete di Roma può essere portato anche all'ufficio a mano. Il costo è, oltre ovviamente alle spese di spedizione, sono 16 euro per l'attestato, per la marca da bollo. E sui tempi, qui dicono che ci vogliono insomma 3 mesi, io per esperienza personale vi dico che avevo aspettato meno di un mese e tanti altri colleghi e amici hanno aspettato più o meno lo stesso. E poi semplicemente l'ultima piccola cosa che volevo dire riguarda proprio il discorso Brexit, perché in realtà in questo momento ci troviamo in un anno di transizione in UK, perché fino praticamente al 31 dicembre 2020 tutte le regole rimarranno uguali, quindi non ci sono cambiamenti per quanto riguarda la domanda e è ancora valida la tessera europea, è ancora valida la richiesta della tessera europea fino a fine anno. Il problema è che non si sa che cosa succederà dal 1 gennaio, perché non essendoci ancora stata la trattativa, quindi non si sa se UK uscirà dall'Europa con deal o senza deal, a seconda di quello ovviamente sapremo poi quale sarà la situazione. Però, e poi se volete più informazioni vi consiglio anche di leggerle direttamente dal sito dell'HCPC, che come diceva Davide è il council di tutte le professioni sanitarie, e qui ci sono tutte le informazioni su come Brexit potrebbe causare problemi per la vostra registrazione. Però diciamo che se siete interessati a trasferirvi in Gran Bretagna, il mio consiglio è sicuramente quello di farlo nel più breve tempo possibile, farlo prima del 1 gennaio, perché altrimenti non sappiamo quale sarà poi la situazione dopo.
Paolo, volevo dire una cosa, più che altro volevo chiederla a tutti. Non abbiamo parlato dei costi del trasferimento, del riconoscimento, che forse è una cosa che può interessare. In Svizzera siamo sicuramente oltre 1000 euro, sono tra i 1000 e i 1000. Si parla di 1000 qualcosa sul sito, ma io ho avuto sui 1400, devo dire, cioè come ritorno. Per quanto riguarda gli altri paesi di cui avete esperienza voi, magari così possiamo dare questa informazione. Sì, i costi è in realtà un'altra cosa che è cambiata rispetto al passato, nel senso che in UK per esempio costava 480 pound prima solo l'applicazione, quindi potevano anche rigettarla, erano soldi persi. Adesso costa intorno ai 200 euro, quindi il prezzo si è, intorno ai 200 pound, quindi il prezzo si è dimezzato. Per la Francia c'erano dei bollettini, ricordo, che avevo dovuto pagare, ma il prezzo era comunque molto basso, nell'ordine credo dei 100 euro, e la Spagna gratuito, solo i costi, poi esistono dei costi accessori che devono essere considerati, e tra i costi accessori ci sono le marche da bollo, che hanno ovviamente un costo, soprattutto per le traduzioni giurate, e il costo della traduzione giurata, perché la traduzione deve essere fatta da un traduttore autorizzato dal tribunale, e il costo varia. Adesso è un po' di tempo che non faccio traduzioni, perché tutti i riconoscimenti sono stati un po' di anni fa, quindi non conosco il mercato dei traduttori. Però ricordo che più o meno le fasce di prezzo andavano dai 20 ai 30 euro a pagina, per cui per ogni pagina di traduzione quello era il prezzo. Però quello è quello che ho visto io e vi parlo di prezzi di un po' di anni fa. Sì, quando ho fatto le pratiche per gli Stati Uniti ho tradotto una decina di pagine e ho speso sui 300 euro ed era 4 anni fa. Quindi quello sì. E volevo appunto sottolineare quello che hai detto tu, i costi accessori, o meglio, il costo della pratica in sé, che può essere, come dicevi tu Paolo, perso in toto se viene rigettata, oppure in Svizzera è frazionata, il pre-check ha un costo. Dopodiché, solo quando sei ormai certo che, insomma, sostanzialmente stai andando verso un riconoscimento, chiaro, potrebbero ancora trovare una voragine, insomma, e paghi il resto. E paghi alla fine, quando tu poi hai avuto il riconoscimento, ti arriva il bollettino a casa. La Svizzera è molto particolare, tu paghi tutto alla fine. Ti capita spesso di fare anche dei corsi di formazione e di pagare 4-5 giorni dopo, perché paghi col bollettino che arriva a casa. Di default è tutto, tu così, il bollettino lo puoi pagare anche online. E i costi accessori oltre a quello sono anche quelli per le copie autenticate. Questa è una cosa che in Svizzera è forte, c'è, e quindi è da pensare, perché questo lo fa un notaio, quindi senza il notaio non c'è la copia autenticata. Quindi consiglio, ma non è così semplice, ci sono in tutte le città, di trovare, soprattutto per la Svizzera ovviamente, nelle città di confine, Como, Tovarese, trovare quei notai che già lo fanno, sanno già cosa devono fare. In realtà quello che fanno è fotocopiare, timbrare, scrivere che è davvero quello, perché devono dare le copie, tu non dai gli altri originale ovviamente, perché se lo perde la posta svizzera non perde niente, mai, però insomma la vita non si sa mai, e di conseguenza quello ha un costo veramente, varia da un buon accordo con qualche notaio, magari fai autenticare tanti, perché nella pratica svizzera sono tanti, sono 30-40 cose che devi fare autenticare, magari spendi 300-400 euro, ma rischi di spendere 2-3 mila euro, quindi davvero varia. E poi l'ultima cosa, molti ragazzi mi hanno chiesto e mi hanno detto, ma ricollego a quello che hai detto tu Paolo, lo statino esami, il foglio che mi descrive l'iter che ho fatto di esami o di tirocinio, l'università non me lo dà, l'università non ce l'ha, l'università non me lo dà in inglese, me lo dà solo in italiano, eccetera eccetera. L'università deve dare tutto, e se non ce l'ha deve essere presa e portata davanti all'autorità competente. Purtroppo la barriera più grande di primo livello è l'università. Dipende, nelle grandi città magari per esperienza non è una questione, non c'è nessun giudizio, che i racconti sono questi, magari a Milano funziona meglio e magari può succedere che in una città più magari al sud funzioni peggio, ma non è assolutamente detto. Ci sono esperienze molto più lisce in città del sud, disastrose. Io sono di Torino e so di ragazzi che hanno avuto un sacco di guai perché non, in segreteria sembrava non avessero niente, ecco, però devono darcelo. Sì, hai fatto bene a parlare anche di questo.